Allora, abbiamo già visto in altre lezioni la configurazione elettronica, abbiamo visto che quindi gli elettroni non sono tutti alla stessa distanza, ma sono posti secondo orbitali differenti. Vediamo per esempio, in questo caso, il sodio, che ha un elettrone, l'abbiamo già detto, appartiene al primo gruppo, infatti. E infatti vediamo che c'è un elettrone esterno. Ok? Cioè, se noi vediamo questo elettrone qui, è da solo, non ci sono altri elettroni nello stesso orbitale. Quindi è facile che tendi a perdersi. Infatti, se noi dovessimo immaginare, ecco qua, la configurazione elettronica che abbiamo visto prima, abbiamo visto la tavola periodica completa, ecco che cosa significa, perché sono messi in quel modo, l'abbiamo appena detto. Tutti quelli del primo gruppo hanno un elettrone esterno nel guscio di valenza. Infatti, vediamo che sia litio, sia che sia sodio, vediamo che c'è sempre questo puntino rosso che è appunto l'elettrone esterno. Nel gruppo 2 ne abbiamo due, indovinate un po', è esattamente sì. Gli elementi di transizione, che sono tutti quelli in mezzo, che vanno da qua a qua, questi non hanno una regola fissa, per cui vanno affrontati dopo. Poi si riprende con il gruppo 3, è indovinato un po' nel 3, il gruppo 4 ovviamente 4, il gruppo 5 ovviamente 5, il gruppo 6 e il gruppo 7, che è estremamente instabile proprio perché cerca di ottenere l'ottavo, e l'ottavo gruppo, che invece è stabilissimo, non ha motivo di dover andare a cercare altrove altri elettroni. Infatti sono i gas nobili per questo, sono molto stabili per questo. Vediamo qua un'altra rappresentazione della tavola periodica, che comunque vale alla stessa maniera. Qui si cerca di dividerli per gruppi. Ok, è per questo che vediamo questa specie di blocco unico del gruppo 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tutti in verde, e questi qui in mezzo che appunto sono i gruppi di transizione. Ora, se noi dovessimo contare tutti i gruppi sarebbero 18, però dal gruppo 3 al 12, questi qui non sono, diciamo, sempre facili da identificare. Ma c'è una cosa interessante. I primi, primo gruppo e secondo gruppo, riguarda i sottolivelli S, per cui andando a vedere la regola di Hund che abbiamo già visto, okay, e il sistema Aufbau che abbiamo già visto, notiamo che c'è questa sorta di onda, okay, che per cui i primi gruppi appartengono al sottolivello S, poi questi in mezzo al sottolivello D, quindi completano ogni volta il sottolivello D, si muovono nel sottolivello D, i verdi il sottolivello P e questi in azzurro il sottolivello F, che è l'ultimo. Ok, traduciamo questa cosa. Tutti questi elementi che si trovano nel sottolivello S, quindi andiamo di nuovo alla tavola periodica un momento, così cerchiamo di confrontare le due cose. Tutti gli elementi dei primi due gruppi, questi, andiamo a vedere per esempio lo stronzio. Com'è la sua struttura? Vediamo che c'è un S2, 5S2, il magnesio 3S2, il berillio 2S2. Quindi questi sono tutti elementi che riguardano il gruppo S, eccetto la configurazione del gas nobile, perché ricordiamo, abbiamo visto nelle altre lezioni, per scriverla in maniera agevole possiamo prendere tutto quello che dice il gas nobile precedente e aggiungere gli elettroni in più. In questo caso sarà la configurazione dello xenon più sottolivello 6S1, un elettrone. A fianco abbiamo il bario che sarà esattamente uguale ma con un elettrone in più, quindi 6S2. Se andiamo invece a questi qui in mezzo, quello che riguarda qui, vediamo che sono i gruppi D. Infatti questi qui, lo scandio per esempio 3D1, 3D2, e così via, a completare un livello D, come sappiamo, il livello D è parecchio grande, per cui possiamo arrivare fino a 10 elettroni, quindi a 3D10, come nel caso dello zinco. Oltre abbiamo i livelli P, quindi tutto questo blocco che c'è qua occupa i livelli P, quindi l'ossigeno, partiamo dai più facili, 2P4. Ricordiamo che il livello P ha 6 elettroni a disposizione, quindi andiamo dal primo boro fino a 6 fluoro per arrivare al neo. Boro, P1, carbonio, P2, ok? Vediamo qui, azoto, P3, ossigeno, P4, fluoro, P5, fino ad arrivare al neo che appunto completa il livello. Il livello completo del P ce l'hanno solo i gas perfetti.
Siccome abbiamo completato gli S, visto che stiamo venendo dai primi due gruppi, aggiungiamo a questi i P, è chiaro che a questo punto facciamo 8 elettroni, quindi siamo nei gas perfetti. 6 e 2, 8. Se scendiamo di un livello, quindi livello 1, livello 2, livello 3, sarà identica la situazione, col fatto, con la differenza che qui c'è il 3, 3S1, 3S2, alluminio sarà 3S2, 3P1. 3P2, silicio, 3P3, fosforo fino ad arrivare a argon, 3P6, S si scende di nuovo, 4S1, 4S2, andiamo al gallio che sarà ovviamente 4S2, 4P1, germanio 4P2 e così via. Molto facile da comprendere, quindi non è un mostro terribile. Torniamo a questa tavola periodica a blocchi, quindi adesso ci viene evidente come sono costituiti i vari blocchi. È abbastanza facile capire cosa sono i livelli D, cosa sono i livelli P, i livelli F e i livelli S. Vediamo in uno schemino proprio semplice. Abbiamo già visto che gli elementi che tendono ad appartenere agli ultimi gruppi, quindi a un, per esempio a un 2P5, 3P5, 4P5, settimo gruppo, tendono a acquisire l'elettrone in più per arrivare all'ottetto, così come gli elementi del primo gruppo, sia che sia 2S1, 6S1, 5S1, qualsiasi sia, tendono a perdere questo elettrone. In base a questo possiamo facilmente comprendere la struttura della tavola periodica e il motivo per cui è fatta così.